Ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Il video di oggi è il secondo di una serie di video dedicato ai make-up natalizi e per le feste. Quindi se vi siete persi il primo ve lo lascio qui in alto. Era un trucco focalizzato molto sulle labbra, di questo rosso vibrante, e gli occhi, anche lì molto particolari, ma ragazzi vi giuro, con un trucchetto che ho reso questo ombretto per principianti, perché abbiamo utilizzato in quel video un cucchiaino per aiutarci. Il video di oggi, a differenza del primo, avrà come focus totale gli occhi, che saranno super extra, mentre le labbra saranno più nude. Quindi siete pronti? 3, 2, 1... Vi preannuncio già che la parola di oggi non sarà di certo make-up sobrio. Tra l'altro mi dimenticavo, se non siete ancora iscritti al canale, mi raccomando, fatelo. Se mi volete supportare per il traguardo dei 1000, ecco, lì c'è un tastino rosso. Oggi indosso questa maglietta che dal video sembra più blu, in realtà è un verde petrolio bellissimo, perché il make-up che farò oggi sarà proprio su quei toni. Quindi, al di là del classico rosso e dei classici toni nude, ho pensato di fare qualcosa di un po' natalizio, ma particolare, quindi verde petrolio. Come al solito, primer di Urban Decay. Se ancora non avete acquistato un primer, ricordate che è uno step molto importante, perché consente di far aderire meglio gli ombretti alla palpebra e di rendere il risultato più vivido. Inizio immediatamente con un colore di transizione, quindi utilizzo Ghibli dalla Secret Palette di Nabla. Lo prelevo con un pennello un po' piatto come questo, ho un po' avvicinato l'inquadratura così vedete meglio, e lo vado a picchiettare direttamente dove mi interessa, quindi vado un po' sopra la piega, do una forma un po' allungata. Rimango molto soft sulla parte iniziale perché poi lì voglio andare con il blu petrolio. Sfumo un po' la linea con un pennello ampio. Nel frattempo porto Addiction dalla palette di Nabla nella mezza parte più interna. E nella parte in cui si congiungono cerco di sfumare un po' i colori tra di loro. Una volta creata questa due base con i nostri due colori, possiamo decidere di intensificare o fermarci qui. Ovviamente secondo voi cosa avrò scelto io? Prelevo Rosemary con un pennellino angolato e lo posiziono dove abbiamo già applicato il blu petrolio. Utilizzo il Transformist di Astra in modo tale da pulire tutta la parte sotto. Guardate che bella linea grafica. Adesso, sempre col pennello angolato di poco fa, mischio Addiction a Rosemary per fare un bel eyeliner. Volendo potete utilizzare anche qui la tecnica del cucchiaino dello scorso video. Utilizzo il primer di NYX al di sopra di questa linea grafica. Adesso dalla palette di Chiara addiziono Amazing, che è quel verde glitterato bellissimo. Nel frattempo ho solo applicato le ciglia finte, chiaramente ho terminato l'altro occhio. Raga, bellissimo! All'angolo interno ho aggiunto questi glitter dalla palette di Nabla. Bomba! Si tratta della Glorious Light Palette. Non avevo mai provato finora i glitter di Nabla. E che ve lo dico a fare, sono spaziali. Ho utilizzato questo. Vi giuro che è bellissimo. Ha un sacco di riflessi multichrome, verde, dorato, blu. Pazzesco. E la grana è anche diversa, quindi danno un sacco di tridimensionalità al make-up. Li ho aggiunti solo qua all'angolo interno e boom! Comunque anche esteticamente un gioiellino. Questo qua è un regalo di Natale, mi anticipo. Ma tanto Angelo non vedrà questo video. Direi di terminare la base. Utilizzo il solito Accord Parfait Nude di L'Oréal Paris e provo ad utilizzare questa spugna qui, che mi ha inviato gentilmente Juno & Co. Proviamo a bagnarla. Questo è il prima e questo è il dopo. È morbidissima, è molto simile a una che abbiamo provato di Shein, che in realtà era chiaramente l'imitazione di questa, cioè questa è la versione ufficiale della Velvet Sponge. Tra l'altro, se non mi seguite ancora su Instagram e TikTok, vi lascio qui il link, perché anche lì pubblico un sacco di contenuti, un sacco di stories interessanti, dai. Praticamente il pelo in microfibra consente una stesura del prodotto più uniforme e fa sì che il prodotto non entri all'interno della blender ma rimanga in superficie. Tra l'altro abbinatissima al make-up. Inoltre, lasciate che dica, è molto unconventional questo make-up, anche per i colori poco natalizi forse, ma mi piace un sacco. Fatemi sapere se piace anche a voi con un like o un commentino. Inoltre adoro tantissimo questo siero colorato di L'Oréal Paris, non perché me l'hanno inviato, ma perché veramente dà quel colorito uniforme al viso e non rimane per niente pesante.
Cioè, io lo sto usando tutti i giorni al lavoro e praticamente cioè, è quasi finito, è proprio gli sgoccioli. Applico blush illuminante e torno. Per le labbra ho scelto questo rossetto liquido di Make Up Delight nella colorazione 09 Cloud, che scurirò un po' anche con questa matita marrone di Primark. Bene, questo è il risultato finale. Ero indecisa se applicare anche dei glitter sulle labbra. Magari ne metto un pizzico. Ok, mi piace tantissimo. Quindi questo è il risultato finale. Spero tantissimo che questo make-up per le feste un po' unconventional vi sia piaciuto. Se così fosse, vi invito di nuovo a iscrivervi al canale, a lasciare un mi piace e vi mando un bacione gigante e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!